Come promesso, siamo con il sindaco dell'Aquila, l'onorevole Massimo Cialente. Iniziamo questa passeggiatina tra i vicoletti del centro storico. Ci sono dei cantieri, qualche cantiere aperto, qualche casetta ancora distrutta, tanti finanziamenti, ma purtroppo ci sono tantissimi problemi anche tra le imprese. Ci sono le imprese che vengono da fuori, danno in subappalto, dopodiché succede quello che succede. Il dato è fatto, io l'ho ripetuto sino alla noia, tant'è vero che qualcuno avrà pensato anche a male. Io sono intervenuto dicendo una cosa: la ricostruzione che vedi qui è tutta ricostruzione privata. Cosa intendesi? Questi signori, aggregato eccetera, hanno scelto, qui poi riprende, no? Hanno scelto un progettista, hanno scelto un direttore dei lavori, hanno scelto in questo caso un'impresa che si chiama Ditta Cingoli, via Acquaviva numero 11 Teramo, quindi un'impresa abruzzese, aquilana, eccetera, eccetera. E qualcuno ha preferito imprese che non si sapeva neanche che esistessero, anche grandi, importanti, la Costa, la Mazzi, sono venuti e hanno scelto quelle. E all'inizio sembravano chissà che, e poi cominciavano ad andare male, si sapeva che erano in odore di fallimento e qualcuno ha continuato a tenersele. La domanda è perché, dopodiché a me spiace dirlo, ma che causa il suo mal pianga se stesso, nel senso che ha creato un problema alla comunità. Quindi bisogna capire, ciascuno si deve interrogare in se stesso, perché qui hanno scelto i proprietari, qui il comune non c'entra niente, non c'entra lo Stato, non c'entra la regione, la provincia, il provveditorato, eccetera, eccetera. Però tanti soldini sono andati via. Ma noi diamo i soldi al cittadino, questo era un contributo per ricostruire, e poi ciascuno ha fatto in scienza e coscienza quello che deve fare. Qualcuno ha sbagliato in buona fede e andrà ricostruito. A me la cosa che ho sempre detto e ripetuto era: scegliete bene. E molti a me vengono ancora, molti cittadini, ma noi non ci dice niente l'amministratore, non so niente. Come non sa niente? Parla con l'amministratore, parla col direttore dei lavori, parla con l'impresa. Ieri proprio mi ha chiamato, ancora ieri, una signora dice: vorrei sapere chi devo reclamare che mi hanno fatto male i lavori. Dico: sì, ma lo chiedi al sindaco. C'hai un direttore dei lavori, c'hai un progettista, c'hai, chiama il tuo amministratore di condominio. È una cosa privata, noi siamo solo quelli che verifichiamo il progetto e diamo i soldi. Di palo in frasca, questa come, metropolitana? Scusa, è come se tu l'assicurazione ti paga un raschio a un parafango, ti sei scelto il carrozzere e poi hai scelto male il carrozzere. Il problema è che hai scelto male tu. Di palo in frasca, sta metropolitana? Quella che andremo a fare o questa? Ma io ci ho passato i guai per esposti, controesposti. È un paese strano questo, dove corre il rischio di essere inquisito chi ha cercato di metterci le mani e di fare chiarezza e non chi l'ha fatto. Qui in questa città succede una cosa un po' strana, magari io mando un esposto, poi alla fine vengo inquisito, indagato io, perché magari ci sta qualcuno che deve essere indagato ma si andrebbe altrove, va bene, è una storia lunga, chi vivrà verrà. Ma come però, la risolve? Si risolve adesso che andremo in tribunale se loro ci faranno causa per i lavori. Io credo che sarà un debito che rimarrà a carico di questa città alla luce della sentenza della Cassazione. Però a questo punto l'unica mia preoccupazione è verificare se posso al più presto fare un bando di gara in cui dico a chi mi smonta, colui che mi smonta i binari, i pali, si prende i fili, tutto quello che sta in magazzino, mi fa la cortesia di smontarmela, vediamo se me lo fa gratis oppure se vuole molto poco, perché non si posso più tenere. L'unico problema che dobbiamo assolutamente risolvere è sapere se tutto ciò è stato fatto e di nostra proprietà. Stiamo vedendo dei vigili urbani che stanno facendo i controlli, quindi insomma c'è anche abbastanza, ci sono abbastanza controlli, ci sono delle cose che non vanno, i controlli sui cantieri, sulle case abbandonate, anche se questo problema dei furti, della microcriminalità eccetera rimane.
Ma la microcriminalità ormai è ovunque, dopodiché questa è una città che ci ha un po' giocato, il centrodestra in particolare, quando abbiamo i dati, che sono dati ufficiali, perché se li dà il questore, che è la seconda carica dell'ordine pubblico dopo il prefetto, vuol dire che sono veri, dicono che da un punto di vista abbiamo avuto un aumento, come in tutta Italia, di questi atti delinquenziali, ma siamo comunque nella media più bassa. Considerate però che in questi anni noi abbiamo avuto una situazione da quei villaggi fantasmi del Far West, nel senso che abbiamo avuto interi nostri quartieri che erano non più presidiati, il centro storico, interi quartieri. È chiaro che quando non sono presidiati, se i cittadini ad esempio non si sono preoccupati di mettere, a parte le catene, non so, telecamere private al loro ingresso di casa, è chiaro che i ladri hanno potuto saccheggiare anche ripetutamente. Sai, tu avevi qui, adesso non vedere che il centro storico sta così, ma noi avevamo una desolazione, era tutta zona rossa, è chiaro che i banditi, i ladri si sono infilati. Si parla di master plan, si parla di ponti, lo stretto di Messina tra virgolette, chiaramente è ironico, ma i cittadini dicono: ma perché non si ricostruisce? Una volta ricostruito chi ci rimarrà in questa città? Vanno tutti via. Ma proprio ieri noi abbiamo presentato, con Giovanni Lolli abbiamo voluto presentare quello che sta succedendo. Noi diciamo che già portiamo, adesso vi sono industrie che vengono qui, in cui abbiamo scelto nel range dell'occupazione il numero minimo sono 500 posti di lavoro nuovi. Io come giurai in campagna elettorale che nella primavera del 2017 l'asse centrale sarebbe stato rifatto, a parte la ricostruzione pubblica dove io non c'entro, il provveditorato e le leggi allucinanti, qui sarebbe stato finito. Io ho promesso che alla fine del 2017 ci saranno 2.000 nuovi posti di lavoro creati in questa città dal centro-sinistra e in particolare dalla famosa triade tanto presa in giro, no? Stefania, Lolli, Cialente. Cialente, Lolli e Pezzolano. Beh ragazzi, comunque dal 2001 che noi abbiamo... Sempre gli stessi? No, ti sbagli, perché c'è gente che c'è stata a lavorare con noi. Ma noi stiamo lavorando, abbiamo un progetto politico al quale si sono aggiunti altri, perché vuoi mettere il grande lavoro, chi ha fatto tutto questo? Non l'ha fatto Di Stefano? Tutta la ricostruzione? Cioè in mano a chi è stato di decisore politico? Mi sembra Di Stefano. Tante altre cose sono state fatte da uomini del centro-sinistra e da persone che hanno accettato la nostra idea, il Gran Sasso Institute e pezzi importanti, la stessa università condivide con noi un progetto di città. In questo progetto di città c'è anche la qualità della vita della città, che è fondamentale se tu vuoi attirare persone, che passa anche attraverso una mobilità diversa, una mobilità dolce e così via. Nessuno si rende conto che le imprese che ieri abbiamo presentato, che sono di livello internazionale, non vengono qui solo perché ci stanno gli aiuti, 300 milioni, perché stanno uguali, stanno in Campania, in Molise, in Puglia, in Basilicata, in Sicilia, in Sardegna, chiaro? Ma se vengono qui è perché c'è un tessuto, un terreno fertile che chi ha predisposto in questi anni e chi è che ha la... diciamo così, la credibilità, agendo in trasparenza, di dire a uno che vuole venirsene qua all'Aquila a lavorare e ad aprire un'industria di venire. E cioè, la politica... Chi vuole aprire industria però va all'estero. Il sistema fiscale che c'è in Italia, chi ci viene? Non è un problema del sistema fiscale, il problema è la mancanza di competitività di questo paese, un altro, che è una giustizia civile che ci impiega 15 anni. Questi sono i problemi veri della competitività del paese, qua nessuno parla perché poi c'è tutte lobby, interessi vari e così via. La testa di De Santis? Eh? La testa dell'ex assessore al bilancio? Non è la testa di De Santis, è uno dei momenti più difficili dell'amministrazione comunale, uno dei momenti veramente più difficili. E l'assessore che sedeva con noi in giunta e conosceva le difficoltà di tutti, legate anche ai suoi ritardi del suo settore, dovuti a ritardi in parte giustificabili anche per lui del bilancio, fa una conferenza stampa in cui attacca, a parte il sindaco, gli altri assessori dicendo: quindi ci sono bravo, io sono l'unico che ci capisce, vabbè, se sei tanto bravo e noi siamo stupidi è meglio che te ne vai e non stai con gli stupidi. La lealtà non è che non ha voluto firmare qualche pratica scottante, no? Ma no, le pratiche scottanti
me le firmo io, perché non si fa il sindaco per tagliare i nastri alla fascia, io mi assumo le responsabilità io, poi la storia dirà se ho fatto bene o ho fatto male. Sottoservizi, Benedetti è stato critico. Ma sbagliato, perché qui sotto le fogne sono rotte, non arriva l'acqua, per cui se riapriamo senza sottoservizi le persone non possono stare dentro. Ha voluto fare la provocazione? Non credo. Credo che non conoscesse tutto il lavoro disperato che c'è dietro. Dopodiché una certa lentezza nasce da un fatto che in Italia noi facciamo scoperte archeologiche solo quando facciamo lavori pubblici, tranne adesso a Miternum che pagherà il comune gli scavi proprio per farli, ma dicevo è chiaro che scavando ogni tanto troviamo un muro, un muretto, il vicolaccio era tutto, si chiamava vicolaccio perché erano tutte case, no? Poi furono demolite per fare via dei fori imperiali anche all'Aquila, ma è chiaro che a Roma arriva la sovrintendenza, bene che voglia correre, ci vuole una settimana per dire passiamo oltre oppure no, non puoi passare oltre, eccetera, eccetera, per cui c'è un rallentamento, però mi sembra che stanno andando. D'altra parte senza sottoservizi la città non può tornare agevole, fra l'altro i sottoservizi sono un pezzo di quella città intelligente che crea presupposti perché la città possa ripartire ed essere competitiva nel 2040, nel 2050 rispetto alle altre città europee, perché il mondo si farà sempre più piccolo. Non capire questo vuol dire auguri. Investire sul futuro della città? Pure il ponte, questo famoso ponte di collegamento. Devi decidere tu in questo momento della Mausonia come la raggiungi. Tu mi devi dire come raggiungere praticamente la Mausonia, come fai a far scavalcare il traffico dalla città e trasformare via 20 Settembre e tutti gli altri tratti interni in un posto dove puoi dare il limite 40 all'ora e far andare le piste ciclabili ritagliate per strada con l'aiuto a pedale assistita. Il mondo sarà questo. Io quello che trovo è che mi sembra che molta poca gente, molti pochi siano i cittadini che ogni tanto se leggono qualcosa di dove va il mondo. Chi vuole fare politica deve guardare avanti come quando vai a cavallo, se guardi in mezzo alle orecchie del cavallo tu uccidi, devi guardare avanti, ma questo è il ruolo della politica. Un dato di fatto è per chi eventualmente volesse risolvere il problema del traffico, del parcheggio e quant'altro, sono sottopassaggi e sopraelevate, su questo non ci piove perché basta andare in giro e vedere qualche altra città. Però la gente si chiede, ma ci sono stati dei soldi, tante ditte purtroppo sono fallite, alcuni lavori si fanno o non si fanno, altri soldi, qualcuno dice che ne arriveranno eppure tanti per la ricostruzione. Ma la ricostruzione sono i soldi che sono previsti, punto. Sono soldi che vengono dati, fra l'altro un risparmio del 20%, nessuno ne parla, andassero a vedere che sta succedendo magari in Emilia. Dopodiché si fanno i lavori che sono necessari senza voler pindare, cioè avendo il coraggio di guardare al futuro e guardare al domani. Le casette di Berlusconi, un buco di San Patrizio, proprio un buco profondo. Ma non è vero, guardate, anche queste, io odio i luoghi comuni, guardate, il luogo comune va bene al bar, all'Aquila sì, c'è le chiacchiere, cioè, quando tu fai e vuoi fare politica o anche informazione, se sei in buona fede, soprattutto se vuoi fare politica, devi partire dai dati oggettivi, qual è il numero di case ridotte male, quelli che sono i costi per mantenerla, se i cittadini ci stanno dentro le stanno trattando con l'amore, con lo stesso amore che se fosse casa loro. Sono tante le variabili, dopodiché qui ci stanno tutte queste chiacchiere rispetto al debito del gas, cioè non c'è uno che dica che è una vergogna che l'83% di coloro che non pagano le bollette sono gente che è normo benestante, probabilmente gente che sta molto meglio di te economicamente e si è rifiutata di pagare bollette. Perché? Perché spinta dal centrodestra aquilano che ha fatto le assemblee con l'avvocato Corti e qualcun altro di cui ho testimonianze, quindi se intendono denunciarmi lo possono fare subito, così almeno cominciamo a fare chiarezza, che hanno detto non pagate nelle assemblee, non pagate, non pagate, questi non hanno pagato e adesso stanno passando i guai, fra l'altro vanno perdendo tutte le cause, qualcuno gli fa fare le cause
e ci vanno pure rimettendo. Questa è la vergogna che c'è stata in questa città, del centrodestra che ha cavalcato questa tigre, l'altra parte ha cercato di non far aprire a Corfenix che risolverà il problema dell'ex polo elettronico, andando a raccomandarsi a Confindustria, bloccate, non li fate venire, a Confindustria dell'Agro, a Confindustria a Roma, ad Invitalia a dire bloccate, perché per fare un dispetto. Questa è l'Aquila, oppure questo appello per l'Aquila che sta cercando di bloccare l'appalto delle fondali. Che cosa ci guadagna? Ci guadagna che pensa di dimostrare che noi sbagliamo, eccetera. Questa è gente che fra l'altro della città non gli frega niente. Uno che lavora a Roma, gli interessa a Roma, riviene qui nel fine settimana, ma che gli frega la città? Sta facendo un gioco sulla nostra pelle. Di questa gente non ci serve, ma io questo lo dico non per niente, perché la città giudichi e poi dice Cialente è un delinquente, mentre quelli sono bravissime persone, lo decida, però la gente deve decidere, per decidere deve sapere. Lui c'è un grande filosofo, Habermas, il quale dice che solo attraverso una vera informazione si ha la vera democrazia. Informarsi è costoso, costoso nel senso di fatica, devi studiare, eccetera, eccetera. L'ultimo punto è la sanità aquilana, che poi è collegata direttamente all'università. La mannaia, la scure di Renzi, cioè insomma siamo arrivati al punto. Lei tra l'altro è un medico e quando faceva l'attività di medico era pure bravo, ma come si può fare a fare un mega ospedale verso la costa? Tutti i cittadini dicono che è un altro scippo, quando l'ospedale Super Hub, lei sa bene di cosa parliamo, dovrebbe essere quello il capoluogo, quindi l'Aquila non ha più il capoluogo. Questa è una sciocchezza, nel senso che non è dire che è dell'Aquila perché è del capoluogo è sbagliato, no? Non è che se tu hai un capoluogo ad Ancona metti lì l'Hub, no? Perché ma no, l'Hub è... Io la cosa che non sto sopportando sono due cose. Uno, questo dibattito è allucinante sul manager della ASL, in cui si evince che questa città pensa ancora di andare con i vecchi sistemi e non più puntare sulla qualità. Dice, ma gli altri hanno scelto un medico. Beh, auguri. Noi dobbiamo sempre pigliare il meglio, no? Se vogliamo stare nella modernità, primo. L'aquilanità, il futuro della città sarà se riuscirà ad attrarre talenti italiani e dall'estero, da tutto il mondo, no? Se non fosse venuto Calenda, il regista aquilano fosse stato Cialente, non avremmo avuto il grande teatro stabile, ma questo, vabbè, queste sono cose elementari. Se uno... Però tornando alla sanità, le mobilità passive sono incredibili. Io le ho denunciate. I 47 milioni di euro dell'assicurazione Marzetti, se le ricordo. Io l'unico che ha denunciato queste cose, lei se lo vada a rivedere, e ho denunciato questo, sulle mobilità attive e passive mi hanno fatto nero e le ho denunciato io, gli appalti sbagliati, ritirati dopo la mia segnalazione con errorini di 8 milioni su un appalto che se l'avessi fatto io mi avrebbero chiuso alla Sinara, un po' la gente si dovrebbe interrogare. Però sul discorso della riorganizzazione della sanità, l'errore gravissimo che sta commettendo la Regione Abruzzo, secondo me, è che l'ha messa in mano a dei tecnici. Questo è il decreto 70, Lorenzin, questi sono i criteri, andate. No, i criteri fissa la politica, perché la politica può decidere come riorganizzi, poi chiami i manager a dire come devono riorganizzare. Partire dalla coda e pensare poi che le scelte arrivino sui territori e i sindaci vanno a difendere, hanno sbagliato strada. Vabbè, insomma, ancora, se lo ricorda, il piano della Baraldi? Sì, aveva una sua logica, oggi è arrivato il decreto Lorenzin, ho letto due ospedali hub, l'Abruzzo non regge che vengano ridotti altri due ospedali, quindi l'unica soluzione è di creare due DEA di secondo livello spalmati sui quattro ospedali. Non capire questo, dice, ma la regione, il governo ha detto di no, ma chi l'ha detto? Al ministero ci fai una battaglia, anche perché devi salvare due facoltà di medicina, ma il problema è un altro. Dove vuole andare la regione? Questa è una cosa che ci deve far sapere, lo deve far sapere convocando tutti i sindaci dei quattro comitati ristretti che poi vanno a parlare con le assemblee dei sindaci, fino a prova contraria, perché l'organizzazione della sanità passa attraverso di noi, perché a me questa storia che noi siamo i responsabili sanitari, noi sindaci, per tenere guai,
capito? E poi gli altri decidono, non funziona, capito? Ma sono gli errori della politica che però trovano, secondo me, alimento nei dibattiti modesti che vengono fatti, come quello sul manager dell'ASL, in cui hanno addirittura intervenuto il presidente dell'Ordine dei Medici dell'Aquila a prendersela con me, quando io mi sarei aspettato che fosse intervenuto sugli appalti sbagliati, dicendo: oh, ma qui c'è da buttare i soldi che andrebbero nella sanità. Quindi, diciamo, è stata una parentesi molto brutta che ha dequalificato fortemente la classe dirigente aquilana. Insomma, però sto governo Renzi ne sta combinando di tutti i colori, dalla alla Z. Ma non è vero, anche qui noi tendiamo sempre a generalizzare, ci sono le cose positive e le cose che non ci sono. Ci sono le cose positive secondo lei, Renzi? Secondo me la voglia di cambiare alcuni aspetti, di rompere alcune situazioni di rendite di questo paese, lo sta compiendo, dopodiché non sta intervenendo su alcune questioni vere, ci sta mettendo a credere che il Jobs Act sia la soluzione di tutto, quando questo è un paese in cui c'è l'evasione fiscale, questo governo riporta 3.000 euro pagamento in contante, che è una sciocchezza enorme, e soprattutto non aggredisce uno dei problemi, che sono i tempi della giustizia civile, questo sì, è il motivo per cui nessuno viene in Italia a investire. E i rifugiati politici? Queste norme che regolano l'ingresso proprio... È un fatto di civiltà, siamo come gli arabi, noi in questo momento gli arabi nel senso dei paesi dittatoriali, paesi confessionali, o siamo noi i figli della rivoluzione francese? Ciao, grazie. Grazie. Ciao, ciao.